la 12ª edizione, siamo orgogliosi, e dico siamo perché la nostra è una grande squadra che crede moltissimo in questa iniziativa, a partire dall'Avvocatura Generale dello Stato, che non solo ci ospita, ma condivide con noi i contenuti e i principi ispiratori di questo premio. E vale, la stessa cosa vale anche per tutti gli ospiti, la maggior parte sono stati nostri premiati e continuano a partecipare a questa bella iniziativa. Il premio è dedicato alla memoria dell'ultimo imperatore d'Austria, Carlo d'Asburgo. La scelta di questo personaggio? Perché quest'anno cade il centenario dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale e quindi abbiamo voluto farlo attraverso un messaggio di pace. E nonostante noi abbiamo avuto poi dalla Presidenza del Consiglio il patrocinio, il logo ufficiale da poter utilizzare, però l'abbiamo voluto fare in questo modo, cioè combattere le guerre, anche perché la cosiddetta Grande Guerra è stata veramente un bagno di sangue, troppi giovani morti, una guerra forse anche inutile. E Carlo d'Asburgo, beatificato nel 2005 da Giovanni Paolo II, è un esempio di persona laica, è capace, quindi un militare, un soldato e imperatore che ha fatto di tutto per evitare la guerra, anche se purtroppo, insomma, poi dopo è morto anche molto giovane, ma insomma questo è il messaggio che noi abbiamo voluto dare, quindi il nostro premio, le ragioni della nuova politica per la solidarietà tra i popoli. Rosanna Vaudetti, anche lei presenta la 12ª edizione di questo premio quest'anno, che è già da anni che presenta. Sì, siamo amiche di Sara Iannone e sinceramente ammiratrici di Sara Iannone, che riesce a organizzare delle cose molto belle di un grande significato e di una grande profondità. E quindi Maria Giovanna ed io e Camilla Nata siamo felici di esserle accanto in queste iniziative. Maria Giovanna Elmi presenta la 12ª edizione di questo premio, quest'anno legato alla figura dell'ultimo imperatore d'Austria, Carlo d'Asburgo. E lei è stata testimonial di un'altra iniziativa dedicata agli Asburgo, appunto, nel paese che è diventato il suo paese, Tarvisio. Tarvisio è una cittadina di montagna e ha questo monte straordinario che si chiama Monte Lussari, dove a 2000 metri c'è un piccolo borgo del 1300 con un santuario dedicato alla Madonna del Lussari, venerata dai tre popoli. I tre popoli sono l'Italia, l'Austria e la Slovenia, che è stata una manifestazione incredibile con tutte le persone in costume, proprio per ricordare agli antenati degli Asburgo che sono stati uccisi a Sarajevo, Ferdinando d'Asburgo e sua moglie Sofia. Qui l'Italia, l'Austria e la Slovenia sono insieme, in questo santuario si dicono le messe in tre lingue, arriva gente da tutte le parti e c'è questo messaggio di pace a tutta l'Europa. Quindi il Monte Lussari è simbolo di pace? Eh sì, e infatti noi abbiamo anche chiesto a Papa Francesco di venire a benedire questa pace, perché secondo me la pace va alimentata. È una brutta parola, no? Dire alimentata, eppure è vero. Pensateci bene, quando c'è una guerra la pace viene fuori per forza di cose, una pace forzata, ma è pur sempre una pace. Mentre quando c'è la pace bisogna fare dei progetti insieme, come fanno, che vanno sotto il nome tra l'altro di Senza Confini, perché si fanno progetti sportivi, culturali, Italia, Austria, Slovenia insieme, è bellissimo. E questo mantiene la pace, ma la pace ogni tanto va aiutata e quindi una benedizione da parte di Papa Francesco sarebbe straordinaria. Vincenzo Bocciarelli, in questa occasione lei darà voce all'anima dei soldati che hanno lasciato, diciamo, una loro testimonianza, e a distanza di un secolo possiamo sentire il loro pensiero. Sì, torneranno a vibrare le anime di questi soldati che nella notte di Natale del 1914 a Ibres in Belgio si avvicinarono tra di loro per ritrovare appunto una pace momentanea durante i combattimenti, proprio per poter vivere questo momento magico di sodalizio contro il volere ovviamente dei generali, dei superiori. E sono delle testimonianze bellissime proprio di questi giovani lontani dalla propria famiglia, dalla propria patria, che per un attimo hanno
giocato tra di loro, hanno ritrovato una complicità, un senso di fratellanza. E io penso che sia un messaggio per noi fondamentale. E questo nuovo millennio, ci lasciamo alle spalle il XX secolo, che è stato appunto un secolo purtroppo molto individualista, egoico. Io lo definisco a volte un po' radioattivo, citando un po' le radiazioni della bomba atomica. Entriamo, secondo me, in una nuova era in cui la pace la possiamo creare nel nostro microcosmo, nel nostro micromondo, proprio iniziando anche a essere più tolleranti, perché fin quando ci saranno anche i piccoli scontri, che uno dice vabbè, ma un litigio interpersonale o personale non è una guerra, invece sì, la scintilla della guerra già nasce dai nostri piccoli bisticci o delle nostre intolleranze, dalle nostre cattiverie, le nostre invidie. Quindi questa testimonianza di questa sera vuole essere, a mio avviso, un monito, un messaggio proprio per le nostre coscienze, per riappropriarci di questo senso di fratellanza. Eugenio Gaudio, magnifico rettore della Sapienza di Roma, lei questa sera sarà insignito del premio. Beh, insomma, è un riconoscimento che mi onora, anche perché è fatto in nome della pace, della cooperazione, della libertà, che sono i valori poi fondanti della cultura e che un'università deve portare avanti. Roberto Di Paolo, presidente della Fondazione Di Paolo, che da 2 anni si occupa della realizzazione dei premi, e è da 2 anni che scegliete degli artisti contemporanei. Esattamente, tutto è iniziato due anni fa, dico bene, con un artista scelto che si chiama Martin Goyens, è un artista belga che ha cambiato la formula tradizionale del premio, del trofeo, cimentandosi con materiali nuovi, con la metà acrilato in questo caso. Grande successo da parte dei premiati e grande successo anche dell'artista che ha contribuito. Quest'anno è la volta di un artista marchigiano, si chiama Silvio Craia, che è un gestuale, che ha fatto, come potete vedere, non un premio, ne ha fatti 11, uno diverso dall'altro, che vanno alle eminenti personalità che saranno premiate questa sera. L'artista Craia è un artista che ha una sua storia, una storia che lo ripercorre 50 anni, ha cominciato nel lontano 55 e oggi sta godendo di una popolarità che momentaneamente è solamente circoscritta in certe regioni. Noi come fondazione desideriamo proporlo e farlo conoscere altrove.